Allora, cioè praticamente il tutto era, cioè giravamo intorno su queste condizioni che il Signore va a preparare, no? Prepara noi, cioè c'è questo svuotamento, perché i vasi che noi troviamo, cioè vasi che rappresentano condizioni, sono sempre vasi che sono stati già riempiti da parassiti, cioè dal nemico, no? Quindi ogni vaso, ogni nostro passaggio, ogni passaggio che noi facciamo nella nostra vita, praticamente la condizione che ci deve ospitare deve essere svuotata, deve essere liberata. Ecco il perché, quindi, anche noi stessi tante volte sembra come che certe situazioni, come se ci arrivassero in ritardo, no? Come dire, ma com'è che ancora non, questa cosa non si sblocca? Quante volte l'abbiamo pensato, quante volte l'abbiamo detto? Ma com'è che questa situazione ancora non si mette a posto? Perché ci sono dei nemici, cioè ci sono dei parassiti. Noi dobbiamo pensare che tutto il mondo praticamente, chi è che, lo dice Gesù, lo dice Paolo, no? Quando parla del dominatore, no, che sarebbe il diavolo, della potestà dell'aria, lo definisce così, il dominatore della potestà nell'aria. Quindi ogni situazione è, come dire, sotto il controllo del nemico. Quindi ecco il perché quando noi dobbiamo fare dei passi avanti, quando dobbiamo essere travasati, cioè da una situazione ad un'altra, ecco che quella situazione deve essere liberata. Spesse volte Dio usa noi stessi anche per liberare, un po' come è avvenuto con il popolo di Israele, che quando sono arrivati alla terra promessa, come l'hanno trovata? L'hanno trovata occupata. C'erano diversi popoli. E allora il Signore aveva promesso che li avrebbe cacciati attraverso di loro. Ma non è sempre così. Cioè, quindi ci sono situazioni che si devono liberare perché dobbiamo fare delle esperienze e in questo noi dobbiamo imparare a muoverci. Quindi adesso io volevo rileggervelo velocemente questo passaggio di 2 Re capitolo 4 fino al verso 7 per rimanere un po' di più su questo soggetto, cioè su questa scrittura e per magari ampliare un attimo, perché secondo me è un soggetto interessante, cioè che riguarda, è un soggetto molto pratico, eh. Allora, una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo: "Il tuo servo, mio marito, è morto e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi." Eliseo le disse: "Che cosa devo fare per te? Dimmi che cosa hai in casa." Ella rispose: "La tua serva ha in casa non ha altro che un vasetto d'olio." Allora gli disse: "Vai, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli, poi versa l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni." Ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli. Questi le portavano i vasi ed ella gli versava dell'olio. Quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio: "Portami ancora un vaso", ma egli le rispose: "Non ci sono più vasi." E l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: "Va a vendere l'olio e paga il tuo debito. Con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli." Allora, è molto interessante come episodio e anche come è scritto e come è strutturato. Perché appunto lo scopo nostro, lo scopo del credente oggi, non è quello di stare lì a capire cosa è successo e questo, perché in Israele si usava così, perché queste non sono cose che sostanzialmente ci riguardano. Oggi io mi accorgo che nell'ambito del, cioè
cioè del cristianesimo, definiamolo così, cristianesimo moderno, c'è troppo interesse, diciamo, sugli episodi, sulle storie, sulle culture, sulle tradizioni, perché sembra come che se noi comprendiamo bene, meglio, la lettera, allora questo significa che noi stiamo dando la giusta applicazione a quella che è la volontà di Dio, diciamo così. E quindi questo ci va come discernimento. Ma poi alla fine quello che se ne trae alla nostra vita spirituale, quel genere di messaggio, non porta a niente, capite? Poi solo a sapere che quello era così, che quello era colà. Ma per questo che io non mi soffermo troppo sulle parole, ma sulla struttura del pensiero di Dio, di come ha permesso che le storie venissero raccontate. Per esempio, ci sono dei dettagli, no? Che ci dovremmo chiedere perché è stato detto questo, perché Dio ha permesso che venisse scritto questo e magari non quest'altra cosa. Vedete, quindi questo ci deve fare, come a dire, riflettere che Dio ammette le cose in un certo modo affinché noi possiamo arrivare al pensiero di Dio, al piano di Dio, all'obiettivo. Ora, guardate, qua si parla quindi di un marito che è morto, ha lasciato due figli e poi viene la figura di un creditore. Ora, questo creditore è ovvio che rappresenta la parte avversa, no? Deve essere il maligno, perché lui, vedete, per natura, noi siamo, dice Paolo, eravamo figli di ira, quindi eravamo, come dire, venduti schiavi, dice anche, al peccato. Ora c'è un creditore, che vuol dire tu sei in debito con me. Capite? Ora questo creditore è sempre dietro a darci molestia. Capite? Quindi questo è anche un po' il portavoce di quelle condizioni che noi dobbiamo andare ad affrontare, quelle condizioni che dobbiamo andare a riempire. Mi fa un po' pensare alla storia di Ruth, sapete, il parente consanguigno, no? Che era più vicino a Naomi, era quell'altro, non era Boaz. Boaz veniva dopo. Ecco, questo Boaz rappresenta Cristo, invece sarebbe il parente redentore, come lo definiva il fratello Brano, no? In un messaggio dice il parente redentore. Invece l'altro rappresenta il diavolo, no? Che è più vicino e più prossimo all'uomo a causa del peccato. E quindi l'uomo è soggetto a questa legge, cioè è debitore. Cioè debitore nel senso di schiavo. Difatti qua dice che è venuto il creditore, si è preso i miei figli come suoi schiavi, come schiavi. Ecco, è venuto Gesù e ci ha liberati. Vedete, Boaz praticamente riuscì a trattare con quell'altro, che non ricordo come si chiama, con quell'altro, con il primo parente, insomma vinse questa causa. Ecco, cosa rappresenta? Rappresenta Cristo che ha vinto, cioè che ci ha riscattati dalla mano del parente nostro più prossimo, cioè il nemico. Noi eravamo debitori, nel senso di schiavi. Ecco, quindi lui ci teneva sotto controllo. Ora, questa donna giustamente va dal profeta Eliseo, no? Che può, cioè, rappresenta ovviamente la figura di Gesù, no? Il profeta in questo caso per eccellenza. E lei dice: ricordati che questo mio marito era temeva l'Eterno, era, come dire, anche un tuo servo, no? Ora, questo, la figura di questo marito, io pensavo, no, di non dare una figura troppo statica, dire significa questo. Io lo vedo più come una condizione, una, come dice, temeva l'Eterno, quindi
non rappresenta qualcosa di negativo, rappresenta quella parte, diciamo, chiamiamola così, la prima fase della nostra conversione. La prima fase, vorrei vederlo così, perché? Perché diciamo, ogni credente, quando accetta Gesù, questa prima fase esiste, questa prima fase non c'è nessuno che non l'abbia passata. Ora, una delle tante vanità religiose e delle confusioni che ne sono venute, diciamo, appresso, è proprio considerare quella prima fase, una volta ne avevamo parlato di questo, quando parlavamo del il primo amore, no? Non so se vi ricordate, di ritenere la prima fase appunto come il primo amore, come la cosa più, diciamo, lo stato della nostra fede migliore. Prima era più bello, prima era diverso. Ma la Bibbia non dice così, perché dice, Salomone diceva nell'Ecclesiaste, non dire che i tempi di prima erano migliori di adesso, perché dice non è per sapienza che diresti questo. Perché dice così? Dice così perché il bello deve venire, cioè noi dobbiamo raggiungere per via di sofferenze, noi dobbiamo raggiungere quello che è stabile, mentre invece quello che noi chiamiamo primo amore perché ci piaceva di più, perché era bello, si stava insieme, si cantava e si gioiva. Certo, per carità, ha la sua importanza. Però dico, però questo non ci dà la giusta idea del cristianesimo e della volontà di Dio. E del percorso che tu devi fare, ecco, devi conquistare, vedi? Questa prima fase rappresenta appunto questo marito che poi deve morire. E perché dice c'è un creditore? Perché quella cioè quello stato di fede non era sufficiente a pagare il tuo debito. Non è sufficiente. Ecco cosa ci vuole insegnare il Signore, a non soffermarci su quelli che noi sono i bei ricordi, perché oggi magari vediamo delle cose che ci piacciono meno, ma in realtà è proprio qua che devi conquistare, è qui la realtà, quella non era una cosa di passaggio, non è stato in grado di pagare, vedete, cioè di assolvere o risolvere quella che rappresenta la nostra condizione davanti alla legge del peccato. Non so se spero di spiegare. Quindi viene questo creditore che ci attanaglia sempre e praticamente diventa la parte avversa. E che cosa fa? Tende a, ditemi se non è vero, a rubarci quella cosa bella che è nata, vedete, i due figli, quel qualcosa che è nato da questo. Queste virtù, questi valori. Questo creditore, vedete, viene per rubarceli, per toglierceli. Allora la donna, vedete, rappresenta l'anima, ecco, interessata, convertita, la Chiesa, cosa fa? Si rivolge a Cristo, oppure diciamo si rivolge al ministero, cioè all'opera, comunque Cristo è il punto di riferimento, e dice: ricordati che comunque nella mia fase, io ti amavo, io ti ho voluto bene, capite cosa è il senso? E dice: il mio marito temeva l'Eterno, era positivo, non era negativo, Dio lo sa. Il peccato non è quello che è, se o non hai vissuto, come hai vissuto la prima fase, questa prima fase o la fase iniziale, ma il fatto di soffermarci è quello, cioè. E poi vivere nel passato, ecco, o vivere con quella mentalità. No, questo non si fa. Allora gli ha detto di fare qualcosa il profeta, gli ha detto Eliseo, gli ha detto di che cosa hai in casa. Quindi guarda bene che cos'è che hai. Cos'è che hai? Dice un vasetto d'olio. Ora Dio ha fatto in modo che quel vasetto piccolo, vedete, piccolo, producesse tanto olio, tanto da poter riempire altri vasi. Capite? Quindi questo cos'è che ci dice? Di porre
l'attenzione su quello che hai, che è, diciamo, la tua esperienza, diciamo, di con Dio, no? Cioè, nel senso, lo Spirito Santo che ti è stato dato, forse noi l'abbiamo sempre tenuto troppo rimpicciolito, ma Dio ti dice, ma tu guarda bene la potenza che c'è dentro questo piccolo vaso. Io ti faccio, voglio farti vedere che la potenza di Dio non è finita. E il Signore mi ha benedetto, e prima erano i tempi così, e prima era così, e se... No, guardala, vedi, è piccolo, sì, è piccolo, però io adesso ti faccio vedere quanto posso fare uscire da quel vasetto. E qua dice Eliseo, va, chiedi dei vasi, fatti portare dei vasi, e poi dice, non chiederne pochi. Perché Dio, vedete, si dimostra una fonte inesauribile. Allora poi è arrivato, e poi dopo dice anche, vedete perché dico la struttura delle parole, dice, allora chiedi dei vasi, ok, poi dice, quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli. Non era quello che diceva Gesù, dice, andate nella vostra cameretta, chiudete la porta. Vedete, vuol dire chiudi con qualunque cosa, anche con ciò che è il passato, chiudi. Cioè metti una separazione, non permettere sia il passato, anche se rimane nel suo contesto, non deve essere annullato, non si deve annullare niente. Però noi non ci dobbiamo soffermare, perché se ci soffermiamo il passato ha potere, cioè entra, allora tu devi chiudere e devi creare una barriera, non solo col passato, per dire il passato, ma con qualunque cosa possa distrarti, vedete, che può distrarti da questo lavoro che tu devi fare di riempire vasi. Poi è arrivato un certo momento in cui lei disse, portami un altro vaso, e uno dei suoi figli gli disse, non ce ne sono più di vasi. Allora è scritto, non che la donna si fermò, ma l'olio si fermò. L'olio si fermò. Vedete, l'olio che scaturisce da questo piccolo vaso, che lo devi vedere nella tua vita, dentro di te, questa esperienza con Dio, questa comunione con Dio spirituale, va in sintonia con l'opera del ministero, con la parola del profeta. Vedete? Ora, su questo noi dobbiamo capire una cosa. Vabbè, magari adesso finisco quello che è la narrativa. Alla fine, da un vasetto di olio piccolo, se ne sono riempiti tanti. E gli disse, vendilo, quindi significa dallo ad altri, vendilo, tu ne ricevi una ricchezza, e paghi il debito. Vedete, paghi il debito. Quindi il primo marito, no? La prima fase della tua esperienza con Cristo non è stata così com'è, non è stata, ecco il perché non devi fartene una mentalità, non è stata sufficiente ad assolvere ai tuoi debiti. Ma l'olio che scaturiva da questo, cioè scaturiva vuol dire non devi mettere un fine per cui devi poi rimpiangere il passato, devi riguardare a questa piccola fonte che scaturisce tanto quanto sono i vasi che si presentano. E quindi il Signore ti dice di guardare in avanti, Lui ti sta aspettando in un'altra fase della tua vita che è rappresentata da questi vasi. Ok, allora tu acquisti ricchezze man mano che investi, tra virgolette, oppure che vai facendo questi passaggi. Ora in questo, cioè vorrei vedere questi vasi, appunto avevo detto delle condizioni, ma chiediamo anche come spazio, mi piace questa parola qua, mi sono soffermato, acquistare spazio. Noi vediamo che anche nel mondo del lavoro, no? Vedete,
nella vita le persone cercano di conquistarsi uno spazio. Nel mondo del lavoro, giusto? Uno chiede lavoro, ma sappiamo benissimo che dove chiedi, ci sono già delle persone che stanno lavorando, è vero? Allora c'è chi ti dice, noi siamo al completo, non possiamo, no? Allora la persona cosa fa? Si rattrista, chiede ad altri, siamo al completo. Vedete, noi cerchiamo, cioè ogni persona cerca uno spazio. Ora, fino a quando quello spazio non si libera, praticamente tu rimani fuori. Quando questo spazio si libera, allora tu hai la possibilità, vedete, di essere travasato lì dentro, in quello spazio. E anche in questo caso noi vediamo, cioè dobbiamo imparare la lezione, che l'uomo cerca tanti spazi che non sono i suoi, ma se li prende lo stesso e diventa invadente, fratelli. Guardate che queste è una cosa secondo me importante da meditare e da ampliare, da vederlo in tante cose della nostra vita. Delle scelte che si prendono, dei posti che si vogliono. Anche per esempio uno che vuole mettersi a fare il predicatore, guardate ad esempio il meccanismo di Facebook. Facebook nasce per darti lo spazio che vuoi. Capite? Non è Dio quello là, è il diavolo che ti dà lo spazio. Fai, di quello che vuoi, ti puoi dire quello che vuoi. Allora, perché Facebook è diventato subito, il social numero uno ed è diventato così potente? Perché sfruttando la superbia dell'uomo che vuole sempre spazi, vedete? Gesù non voleva spazi. Gesù si muoveva, vedete, prendete i Vangeli, come sono scritti i Vangeli? Voi sfogliate le pagine e trovate un episodio della vita di Gesù qua, un episodio della vita di Gesù là, e il cieco guarito, il paralitico, il sermone sulla montagna, e via via fino alla croce, alla resurrezione, giusto? Tutto questo cosa è, fratelli? È il figlio di Dio nel figlio dell'uomo, in un corpo di carne, no? Che camminava cercando lo spazio che il Padre gli avrebbe dato. Egli non cercò mai di conquistare un posto, uno spazio che non era il suo. Non cercò mai di conquistare uno spazio che il Padre non gli aveva dato. Quindi Gesù non si trovava mai fuori posto. Non è bellissimo questo, fratelli? Cioè, non ci dà una lezione di come bisogna muoversi, capite? Quindi cos'è la lezione, questa lezione, diciamo così, all'inverso? Perché di solito si dovrebbe dire, e quando l'olio si ferma, cioè quando la guida dello spirito si ferma, allora si ferma tutto il resto. Diciamo che la cosa realmente funziona così. Invece qua viene detto che quando i vasi invece finiscono, l'olio si ferma. Sembra un ragionamento inverso, ma è perché Dio vuole mettere la nostra attenzione sul discorso dei vasi. Ecco il perché. Ossia, noi dobbiamo riguardare alla guida dello Spirito, alla potenza dello Spirito di trasmettere, ma lo dobbiamo vedere in sintonia come Dio ci fa arrivare i vasi, cioè come Dio ci apre gli spazi. In base a come ci apre gli spazi, noi, diciamo così, lasciamo che questo piccolo orciuolo che è nel nostro cuore, boom, vada lì, vada a riempire, cioè scaturisca per riempire quel vaso. Se Dio non apre uno spazio, allora noi, riguardando a quell'orciuolo, vedete, vediamo che l'orciuolo si ferma e allora io sto fermo. Non so se mi spiego. E Gesù così camminava, fratelli.
Quando per esempio Gesù incontrò il Gadareno, noi vediamo che Gesù sgridava quei demoni, è vero? Sgridava quei demoni e quei demoni lasciarono quell'uomo. Poi sono venuti i padroni dei maiali, no? I pastori dei porci. Ed è scritto che l'hanno pregato di andarsene via. Noi vediamo che Gesù non si mise a discutere con loro. Io direi, ma scusate, ma secondo voi solo il Gadareno era preso da spiriti, diciamo, immondi? Sicuramente era preso da spiriti immondi, ma quelli là che hanno mandato via Gesù con cortesia, però l'hanno cacciato, erano posseduti da spiriti religiosi, capite? Quelli che usano i metodi, i modi, così, vedete? Perché Gesù non si è fatto valere? Perché Gesù non ha sgridato quei spiriti? Perché non era uno spazio che il Padre gli aveva dato. E allora Gesù se ne andò. Vedete? Quando invece si trattava di sgridare gli scribi e i farisei, in alcuni momenti lui prese autorità. Vedete? No, non fu sempre, perché tante volte veniva a tipo cacciato via, sgridato, e lui non rispose nulla. Davanti ad Erode Gesù non rispose proprio niente. Non era uno spazio che Dio gli aveva dato, come per dire fai, no. Vedete? Davanti ad Erode, davanti a Pilato, Gesù doveva tacere. Lui riguardava che quello spazio lì non gli era aperto dal Padre, e allora lui vedeva che quella guida si era fermata, cioè sopporta, devi stare zitto, devi sopportare, devi subire. E così Gesù ha seguito il suo corso fino alla croce. Fratello, io questa cosa qua la vedo veramente una cosa molto bella. Voglio prendere due passaggi per farvi vedere un po', per esempio, la storia di Uzia, del re Uzia. In 2 Cronache 26 viene detto un po' quelle che erano le imprese di questo re e di come Dio lo aveva benedetto. Il verso 15 e il 16 sono quelli dove viene detto chiaramente, insomma, che... Allora, dal verso 15 dice: in Gerusalemme fece pure costruire alcune macchine da uomini esperti che collocò nelle torri sugli angoli per scagliare frecce e grosse pietre. La sua fama giunse lontano perché fu meravigliosamente aiutato finché divenne potente. Ma divenuto potente, ecco, vedete, ma divenuto potente, il suo cuore si inorgoglì fino a corrompersi e peccò contro l'Eterno, il suo Dio. Entrando nel Tempio dell'Eterno, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare incenso sull'altare dell'incenso. Dopo di lui entrò il sacerdote Azaria con 80 sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi. Essi si opposero al re Uzia e gli dissero: non tocca a te, o Uzia, offrire incenso all'Eterno, ma ai sacerdoti figli di Aronne, che sono consacrati per offrire l'incenso. Esci dal santuario, perché hai peccato. Questo non ti procurerà alcun onore da parte dell'Eterno Dio. Allora Uzia, che aveva in mano un turibolo per offrire l'incenso, si adirò, ma mentre si adirava contro i sacerdoti, sulla sua fronte scoppiò la lebbra davanti ai sacerdoti nella casa dell'Eterno presso l'altare dell'incenso, e poi morì della lebbra. È già chiaro, no? Uzia vide che Dio lo aiutò in modo, dice qua, meravigliosamente. Quindi immaginate una persona che era veramente benedetta da parte di Dio, no? Perse di vista il fatto che quelli che sono gli obiettivi di Dio, che Dio ti benedice per essere di benedizione ad altri.
E invece lui cos'è? Dice che diventato potente, quindi significa, vedete, quando uno si sofferma su quella fase, si sofferma su quella fase, vedete? Ecco il perché vi dico, tante volte, proprio molte persone sono andate avanti nella loro vita cristiana con la mentalità che il cristianesimo è come quella fase lì, quando magari erano quella gioia, benedetti, vedete? Vedete qua, lui è stato benedetto, quindi ha avuto quella fase, come dire, si soffermò. Ah, capito? Si soffermò su quella fase e si inorgoglì, perse di vista gli obiettivi di Dio. E allora è successo che lui volle occupare uno spazio, vedete? Entrò nel santuario per mettersi a fare l'opera sacerdotale. E subito dopo è arrivato il sommo sacerdote, il sacerdote. Allora, entrò questi sacerdoti e gli hanno detto: non spetta a te fare questo servizio, non tocca a te farlo. Vedete, voleva prendersi uno spazio che non gli era stato dato da parte di Dio. E addirittura lui si irritò, si innervosì con i sacerdoti, cioè cominciò a contendere, come per dire: no, io posso farlo, io sono stato benedetto dal Signore, no? Ecco, questo è un po' il ritratto della vita cristiana, soprattutto oggi, ma è sempre stato così, però oggi ovviamente siamo ai tempi della fine, sappiamo un po' che le cose devono esagerare da tutte le parti. E alla fine lui si adirò, cioè difese la sua posizione, questo suo gesto. E proprio nel mentre che si agitava così, nella fronte gli è venuto fuori la lebbra e poi è morto di quella malattia. Vedete? E difatti questa cosa qua, certe volte queste cose improvvise, queste malattie, come anche il re Asa vinse una battaglia nel nome dell'Eterno. Non mi ricordo se era contro chi era, se era contro gli Assiri o contro i Siri, non mi ricordo, dove praticamente loro erano molto, ma molto inferiori come numero. E Asa disse che dice, non è, che le battaglie non si vincono per il numero, ma per la potenza dell'Eterno, cioè se l'Eterno è con noi o no. È su questo che Dio decide la sorte della battaglia. Quindi Asa vinse, ecco, e anche questo fu per questo re, diciamo così, sapete, quel motivo di sentirsi, no, forte nella fede, forte, no? E poi dopo Asa cadde nella idolatria. E poi cosa è successo? Che anche lui si ammalò gravemente ai piedi. Vedete? Tante volte a causa del peccato poi scoppiano delle malattie. Ora, queste sono anche simboliche, perché la malattia ai piedi? Perché Asa aveva camminato male, ecco il concetto, cioè possiamo vederlo sotto questo punto di vista, così come Uzia, la fronte, no? Vedete, la fronte significa avere, come di essere cocciuti, no? Oppure vedi la testa dell'uomo, i propri pensieri, vedete? Ecco, e questo succede ancora oggi. Questo genere di cose succedono ancora oggi. Ecco il perché dice Paolo: molti fra di voi, dice, sono malati, dice, alcuni dormono, alcuni muoiono. Perché? Perché non discerniamo il corpo. E io so, cioè, secondo la rivelazione che mi è stata data di questo, no? Il corpo vuol dire lo Spirito Santo illumina la persona di Gesù. E quindi è a causa di questo che io vedo qual è il mio spazio. Giovanni Battista è scritto che stette nel deserto tutta la sua vita praticamente. Quando è che si manifestò a Israele? Forse gli ultimi
cosa poteva essere? L'ultimo anno della sua vita? Perché alla fine lui uscì e predicò il, come dire, che il Cristo stava per venire. Lui stava, doveva predicare questo messaggio. Ma noi vediamo nelle scritture che non sembra che passò tanto tempo, che subito Gesù andò e si fece battezzare. Quindi Giovanni Battista seppe stare al suo posto per tanto tempo. Non cercò di, come dire, ah, ma Dio mi ha chiamato, adesso andrò e faccio. Guardate anche la parabola, voglio unirlo anche a questa parabola che Gesù disse. Una di quelle parabole poco menzionate, quando Gesù dice, quando tu sei, diciamo, vai in un convito, dice non ti andare a sedere, non prendere posto vicino allo sposo, cioè non andare nei posti d'onore, che qualcuno magari poi non ti dica, guarda, mi dispiace, ma non puoi stare qui, perché questo posto è stato dato a un altro e tu, coperto di vergogna, dovrai andare ad occupare un posto magari chissà dove. Dice, ma quando tu vai in un convito, dice, vatti a sedere agli ultimi posti, che magari qualcuno, guardate l'armonia, magari qualcuno, dice, dello sposo, della sposa, magari viene lui da voi a dirvi, non stare qua, vieni, prendi un posto più vicino allo sposo. Questo è il racconto che fa Gesù. Vedete, è uno spazio che ti viene aperto da qualcuno. Fratelli, non è bello questo? Cioè, a me porta un certo effetto. Mi crea davvero una, come dire, un orizzonte, no? È come un meccanismo, una struttura che io adesso posso applicare nella mia vita in tante maniere. Quindi questo ci fa capire, fratelli, come bisogna stare molto attenti a come noi possiamo venire condizionati ad usare malamente i pretesti soprattutto delle benedizioni per andare ad occupare spazi che non ci sono dati. Prendo un altro esempio, sempre qua nelle cronache, sempre nel secondo libro delle cronache, nel capitolo, l'ho segnato, 35. Qua racconta la storia di Giosia, anche lui fece un errore più o meno come quello di Uzia, in un'altra maniera, ma era quello il senso. Allora, secondo libro delle cronache, nel capitolo 35, e leggo dal verso 20. Dopo tutto questo, quando Giosia ebbe rimesso in ordine il Tempio, e quindi, cioè, significa che Dio lo aveva benedetto, c'era il discorso della Pasqua, il ritrovamento, non so se fu anche qua il discorso del ritrovamento del libro, del Deuteronomio. Allora, praticamente Dio lo aveva benedetto per queste cose. Allora, dice, Neco, re d'Egitto, salì per combattere a Carchemish, sull'Eufrate, e Giosia gli mosse contro. Ma Neco gli mandò messaggeri a dirgli, che c'è fra me e te, o re di Giuda? Questa volta io non sono venuto contro di te, ma contro una casa con cui mi trovo in guerra. Dio mi ha comandato di affrettarmi. Guardate, smettila quindi di opporti a Dio che è con me, affinché egli non ti distrugga. Ma Giosia non volle ritrarsi da lui, ma per combattere contro di lui si travestì, cioè significa adottò un sotterfugio. Allora si travestì e non diede ascolto alle parole di Neco che venivano dalla bocca di Dio. Pensate un po'. Così venne a dare battaglia nella valle di Megiddo, ma gli arcieri tirarono al re Giosia
Allora il re disse ai suoi servi: portatemi via perché sono gravemente ferito. E poi morì. Vedete? Vedete? Neco, il re d'Egitto, sapete che l'Egitto rappresenta il mondo. E tante volte questo ci deve fare pensare a quando il credente si mette in mezzo, cioè si va ad immischiare nelle cose che, in cui Dio, vedete, non gli ha dato spazio, non ha aperto uno spazio per lui. Difatti il re Neco gli disse che lui non era venuto contro di lui, il re di Giuda, ma questa è una, dice, sono in guerra con quest'altra casa. Smettila quindi di opporti a Dio, che è con me. In realtà, quello spazio Dio gliel'aveva aperto al re d'Egitto. Vedete? Giosia si era soltanto intromesso. Vedete? Creò una interferenza. Queste sono delle lezioni che dobbiamo capire anche noi. Quante volte magari è capitato anche noi che ci siamo intromessi in qualcosa. Abbiamo voluto, che so, risolvere dei problemi di altri. E abbiamo preteso che potevamo entrare. Ci siamo anche travestiti, vedete, sotterfugi, si usano dei sotterfugi pur di occupare quello spazio. È vero? E questo ci deve veramente mettere allerta, fratelli, perché quando succedono queste cose, vedete, abbiamo letto due situazioni dove tutti e due hanno riportato la morte. Quindi dobbiamo cercare di fare attenzione a questo. Questi sono grandi esempi da meditare, da meditare. Voglio anche ricordarvi quando c'era la donna dal flusso di sangue. Guardate la maniera di come questo olio si riproduce. C'era questo vaso che aveva bisogno di essere riempito, questa donna in questo caso. Lei si avvicinò per la sua fede, debole com'era, riuscì a farsi varco tra la folla fino a toccare almeno, dice, i suoi vestimenti. E allora cosa è successo? Che quello che c'era in Gesù è subito passato alle come la corrente, no? Che se tu la tocchi ti investe. Allora Gesù si fermò non tanto perché aveva visto, anzi è scritto che lui si fermò, rimase un attimino e guardò intorno. E perché questo? Perché lui non aveva visto nessuno, però disse: una virtù, ecco qua, ecco fratelli, questo è, una virtù è uscita da me. Vedete, dove è andata questa virtù? Non poteva questa virtù raggiungere quella donna lì dove era? No. Vedete, era necessario che un vaso, come quei figli lì, portare i vasi nella casa, vicino all'orciuolo. E questo è un altro insegnamento per noi, che noi non dobbiamo prendercela comoda davanti a Dio, ma tanto il Signore dove sono mi benedici. No, c'è anche un come dire, una sfida, cioè una lotta che devi fare tu per avvicinarti a Gesù. Devi togliergli gli impegni e devi sgomitare, farti strada, perché Gesù, intorno a lui c'è sempre una folla, altrimenti non ci arriverai mai. Perché Gesù disse: qualcuno mi ha toccato. Quindi non puoi toccare senza avvicinarti. Capite cosa intendo? Quindi questo significa anche: qualcuno si è avvicinato a me. Cioè, davanti a Dio ha valore. Quindi questo vaso vuoto, cioè la donna, vuoto, vedete, perché il discorso di questo sangue che se ne va. E poi è scritto anche, fratelli, guardate sempre l'armonia, è scritto anche che lei spese tutte le sue sostanze nei medici. Allora cosa vuol dire? Che questo vaso
attraverso questa perdita, perdere, perdere sangue, perdere, perdere soldi, perdere soldi, perdere tempo, veniva svuotato. Vedete, capite? Vai, fatti prendere vasi vuoti. E noi dobbiamo capire il linguaggio dello spirito. Le varie situazioni nelle quali noi veniamo travasati per appropriarci, per conquistare, per avanzare, crescere nelle cose di Dio, prima devono essere svuotate. Altrimenti tu non potrai mai entrare in una situazione occupata. E questo è un po' il messaggio, fratelli. Credo che posso fermarmi qua. Che Dio ci possa aiutare a mettere bene a fuoco queste cose, queste lezioni.